La stalla serve per fare il cibo per l'ospedale, credo l'ortografia. C'è il Ministero della Sanità, ce l'ha detto, ce l'ha dato a questi comics sulfurabili. Sono venuti quelli di Radio Virtù, abbiamo parlato di problemi ai pomodori, che è stata una cosa eccezionale. C'era un ragazzo che sta a Ancona e dopo a pranzo c'era era che mi segnala tu. Io non ho letto, allora, leggi la mia. Io la leggerò per essere una persona non attiva. No, guarda, ti stupisce, l'analisi è una cosa, parla del debito, cioè c'è il debito finanziario, ma c'è stato il debito economico con quei paesi, quindi parliamo. Allora, cominciamo? Tanto tra poco. Allora, buon pomeriggio a tutti. Vale Petriolo Macerata nella prima parte dell'anno e poi ritorniamo sempre a Corridoio. E quest'anno abbiamo voluto essere in questo luogo perché i ragazzi che gestiscono la società operaria Mutuo Soccorso, che è antichissima, ci lega un rapporto, perché la prima iniziativa che abbiamo fatto come condotta quando siamo nati nel 2005 è stato in questo posto con il vignettista Staino, famoso Bobo, che venne appunto per quell'occasione. Fu una serata molto interessante perché appunto si parlò, e quella fu la prima iniziativa. Poi il secondo motivo, perché loro hanno istituito una biblioteca popolare, che poi chi vuole può vedere qui a fianco, e qui ci interessava questo discorso perché ci teniamo molto come Slow Food al discorso dell'educazione, che per noi è fondamentale, per cui ecco, facciamo da 7 anni questo tipo di iniziative che prende come pretesto il cibo, la gastronomia, l'enogastronomia, però ne parliamo a 360 gradi e cerchiamo da lì per parlare di tante cose. Quest'anno abbiamo parlato per esempio di Calvino, anche lì guarda caso agli esami di Stato del quinto è uscito un tema su Calvino, per dire, e di tanti altri argomenti. E dicevo, oggi quindi ripartiamo da qui all'amico Francesco Rocchetti, che è un docente dell'Università Macerata e anche dell'Istituto Alberghiero, quindi un altro legame, no, con Slow Food, con il quale abbiamo condiviso tante battaglie. E volevo poi, alla fine ci sarà una degustazione con delle birre di Birrificio Le Fate, che è qui in comunanza. Di solito c'è una cantina, però da 2 anni abbiamo iniziato anche a coinvolgere i birrifici artigianali locali, quindi anche qui il legame con questo posto, che è anche un pub, e quindi è un altro dei motivi per cui abbiamo voluto fare questa iniziativa. E poi assaggeremo il couscous, perché siamo ritornati ieri dal Festival Internazionale di Couscous di Locarno, quindi vogliamo farvi assaggiare qualcosa che quest'anno da 2 anni è legato alla pace, quindi è affiliato con Emergency. Lo slogan era Make Couscous Not War, quindi da 2 anni all'interno del festival c'è una gara internazionale di couscous da più di anni, che gareggiano Israele e Palestina insieme, senza passare la guerra, naturalmente. Quindi è un qualcosa di coinvolgente, molto interessante. Se potete, il prossimo anno andateci, perché c'è il volo low cost della Ryanair da Falconara, e quindi è una cosa che costa anche poco e vale la pena partecipare. Si fa sempre a settembre. Allora, tornando un po' a noi, oggi presenteremo appunto un libro di una rivolta che c'è stata a Fermo sul pane, quindi perché c'era stato
dei problemi con i prezzi del grano, cose del genere, del 1648. E naturalmente anche lì, poi non voglio togliere argomenti a Francesco, è un pretesto per parlare anche di altre cose, ma anche perché fu utilizzata come una situazione non, cioè politicamente, e poi lo racconterà lì. Io ho trovato anche, dato che quest'anno sono 100 anni dalla morte di Filippo Corioni, ho trovato una lettera del libro che ha scritto Salciccia, un storico che era una sua tesi di laurea, e in cui la prima proprio in appendice che ricordi infantili che riguarda una nel maggio del 1907 ci fu qui a Pausula, che all'epoca era Pausula, una rivolta appunto sul problema del grano e dei forni, perché anche qui avevano aumentato il prezzo della materia prima, quindi, e parla anche di altre situazioni, ricorda sempre, questo è un articolo che fece sempre Filippo Corioni, che parla delle rivolte che ci furono a Macerata, a Fermo, eccetera, che furono represse, e lui già era molto giovane e si batteva per queste cose. Poi dopo è andato su a, diciamo, Parma e Milano, quindi c'è stata un'evoluzione anche politica di tutt'altro. L'ho voluto ricordare proprio perché appunto tra pochi giorni iniziano, ho letto, le commemorazioni appunto della Gesù, quindi è anche un tema di cui trattiamo che si collega a queste iniziative che si svolgeranno in città. A te la parola. Si collega anche per tanti fattori legati alla, diciamo, predicazione delle campagne, la predicazione politica delle campagne. Allora, il libro è che ho l'occasione di raccontarvi, di presentarvi stasera, è stato scritto da Ibrahim Berset, che è uno storico ancora in vita, ormai vecchietto, in realtà francese, che ha passato gran parte della sua vita, però della prima parte della sua vita in Italia, a Roma in particolare, e si intitola appunto La sommossa di Fermo del 1648. Berset è forse più noto per chi si occupa un po' di storia moderna, per Il Re Nascosto, che è un bel saggio sulla mentalità collettiva, un saggio che va a studiare i rapporti generalmente fra il potere accentrato, il potere dei re, il potere dei papi, il potere comunque della grande figura dell'imperatore, eccetera, e il rapporto che costruisce nell'età moderna, che si costruisce nell'età moderna con le popolazioni, quindi in parte dal punto di vista della mentalità collettiva anche la costruzione degli stati nazionali, come passa attraverso la costruzione di mentalità collettive. In qualche modo è uno dei tanti figli della rivoluzione storiografica che si svolge in Francia negli anni 60, ma che è sicuramente preparata, anticipata dalle riflessioni che il marxismo italiano, in particolare Gramsci, nei quaderni prepara, e che già dalla fine degli anni 40, dal 47 in poi, cominciano ad essere pubblicate, rese note e particolarmente fruite dai francesi, in questo caso per esempio il problema del cesarismo e delle dinamiche interne di classi in Italia e in generale in Europa. Nel caso del libro di cui parliamo, la particolarità è che ci si possa occupare di una sommossa di un centro sostanzialmente minore nel 1648, quando ci sono molte altre sommosse in Europa, sono numerose, sono importanti, e in tutta questa dinamica c'è anche Fermo, ma non perché Fermo sia diversa o sia troppo piccola per poter essere interessante, semplicemente
da una parte c'è questa mentalità che sta cambiando negli storici in quegli anni, questo è uno studio degli anni 60 che finalmente è stato tradotto dal francese all'italiano, è per questo che ne parliamo. Di che cosa parliamo quando si parla di questo libro? Innanzitutto dobbiamo immaginare che cos'è il 600. Il 600 è un secolo, quindi il 17° secolo, è un secolo piuttosto complicato. È il secolo che vede per noi italiani, che ancora non eravamo italiani, ma comunque per la penisola italica e per la centralità dell'economia mediterranea, alla fine di questa centralità. Alla fine degli scontri conseguenti alle guerre di religione, poi agli inizi del 600, la guerra dei 30 anni, c'è fondamentalmente uno spostamento delle forze, del potere politico ed economico verso tutto il versante atlantico e definitivamente l'Italia perde la sua centralità, del suo interesse e così via. È anche il secolo in cui l'Italia è prevalentemente controllata dagli spagnoli, per tutto il secolo, dobbiamo arrivare addirittura agli inizi del 700 perché questo cambi. E l'unica zona che non è controllata direttamente dagli spagnoli è di fatto lo Stato Pontificio, è Venezia, la Repubblica che finisce la sua storia con la presenza dell'arrivo di Napoleone, Genova in parte e i piemontesi. Per il resto, insomma, anche Milano e tutto il sud Italia sono controllati più o meno direttamente dagli spagnoli. Ancora è il secolo, per esempio, in cui il Concilio di Trento, che era finito nella metà del secolo precedente, arriva a piena maturazione, i gesuiti cominciano ad essere molto diffusi, la presenza del controllo papale deve essere costruita nella direzione di un potere sempre più assoluto. È il secolo che inizia con il rogo di Giordano Bruno, è il secolo in cui continuano le fughe di alcuni intellettuali dall'Italia e alcuni muoiono, come il nostro Alberico Gentili, per esempio, che muore nel 1608 a Londra, dopo aver insegnato per diversi anni legge a Oxford. Insomma, è un secolo piuttosto complicato, il secolo della viura da parte di Galilei nel 1933 rispetto alle supposizioni copernicane. Insomma, più o meno siamo in questa situazione qua. È un secolo in cui sta cambiando molto l'economia del nostro paese, del territorio italiano, fondamentalmente che si era concentrata su manifattura specialmente di tipo tessile e dei panni lana, eravamo tra i maggiori produttori dell'Europa del momento, e comincia a declinare piano piano e ci sono dei cambiamenti economici importanti che poi tornerò a narrare, insomma, un pochino più avanti. Quindi è tutto piuttosto complicato. Si assiste a due pestilenze importanti. Negli anni 30 la pestilenza manzoniana, e quindi siamo nella la peste di Milano e tutto il nord Italia, e negli anni 50 invece la peste e il colera che tornano in particolar modo a sud, a Napoli. Napoli è l'unica città rilevante di tutta la penisola, questo sarà fino a tutto l'Ottocento, l'unica metropoli italiana. Roma è una città di circa 100.000 abitanti, Milano più o meno, anche un pochino più piccolina di Roma, Venezia è la più grande, per assurdo, no? Oggi la percepiamo come una piccola bomboniera incastrata nell'acqua, eppure era la città più importante dell'epoca. Fermo, diciamo che ha, con il territorio e i castelli che controlla, siamo intorno alla popolazione attuale, cioè intorno ai 40.000 abitanti. Di che cosa parla questo libro? Questo libro parla dell'estate del 1648, nel luglio, quando con dei segnali di chiamata alle armi, dalla campana del Duomo a segnali di fumo che vengono fatti alle mura del castello, viene chiamata alle armi il popolo fermano contro il governatore di Fermo, che era figura rappresentativa del papato, accusato fondamentalmente di tradimento per gestione anomale del grano in funzione della tutela di Roma rispetto al territorio. Questa rivolta, questa sommossa che si realizza nel giro di poche ore con la morte
la cattura immediata di questo rappresentante del governo pontificio, Visconti, che viene catturato insieme a un suo servo e un amico tra l'altro fermano, vengono uccisi, queste tre persone vengono uccise, portate in piazza, uccise davanti alla fontana di Fermo. Sembrerebbe, secondo la storiografia tradizionale, quello che i fermani hanno raccontato di se stessi, sembrerebbe una rivolta popolare contro il controllo dello Stato pontificio. Fondamentalmente la narrazione è questa di quello che accade. Ovviamente c'è anche la narrazione della repressione romana conseguente, già nel giro di circa 20 giorni, il 30 luglio, il messo pontificio a ristabilire l'ordine procede alla decapitazione di uno del gruppo, diciamo, che ha guidato la sommossa, e all'impiccagione di altri e alla distruzione delle case di questi aristocratici che avevano partecipato alla sommossa. E vedete che già sono passate la parola aristocratico da popolo, e ovviamente alla interdizione perpetua delle loro famiglie dalle attività politiche della città. Qual è il ruolo in realtà di questo libro, che è veramente minimo e piccolino nella sua produzione e nella sua raccolta, insomma, delle informazioni, però semplicemente cambia il punto di vista, e noi ci interessa per questo motivo. Al di là dei fatti o dei piccoli dettagli, dei nomi che potremmo andare a vedere e a ricostruire, la cosa interessante è che mette in discussione il paradigma di narrazione che i fermani stessi avevano utilizzato. Fondamentalmente la storiografia aveva in precedenza narrato questo come un momento di rivolta del territorio contro gli abusi dello Stato centrale. Che cosa stava accadendo fondamentalmente? Questo accade in tutta Europa e accade anche nel nostro territorio, quindi è per questo che è piuttosto comprensibile il fatto che uno storico come per sé inserisca Fermo all'interno di una dinamica internazionale. Insomma, che cosa stava accadendo? Si stavano formando i cosiddetti stati nazionali, no? Sappiamo che tra il 5 e il 600 la Francia costruisce fortemente la propria identità, questa identità si costruisce scontrandosi con gli altri poteri che stanno in Europa, quello imperiale, quello dell'Inghilterra. Insomma, c'è fondamentalmente un mutare delle istituzioni che piano piano perdono la loro natura democratica, laddove si era sviluppata di tipo medievale e comunale, per accentrarsi potere nelle mani di pochissime persone, in particolare poi di un sovrano. Dopo il Concilio di Trento questa operazione la avvia anche la Chiesa, e quindi lo Stato pontificio vive esattamente lo stesso percorso istituzionale, che è anche in quel momento un percorso di modernità, se teniamo ferma la barra insomma dello sviluppo storico modello, insomma, da Machiavelli in avanti. Lo Stato pontificio sta facendo la stessa tipo di operazione, il territorio si cerca di farlo controllare direttamente da figure indicate dal Papa o comunque appartenente al clero. Il Concilio di Trento permette questa nuova organizzazione dello Stato pontificio, per cui il territorio fondamentalmente diventa amministrato da clerici. Quindi non ci stupiamo oggi, insomma, della ancora persistente presenza nel nostro territorio di potere concreto da parte della Chiesa, no? In quel momento si struttura proprio da un punto di vista amministrativo, da un punto di vista sociale, da un punto di vista politico. Tuttavia alcune città, alcuni borghi vengono assorbiti, alcuni territori vengono assorbiti senza che ci sia un'azione violenta o una conquista, e quindi una definitiva resa rispetto a certi poteri. C'è una fondamentale azione egemonica dello Stato più forte, più grande, del territorio più potente, che in questo caso era quello proprio del patrimonio di San Pietro, che piano piano assorbe gli altri. Ma li assorbe anche semplicemente perché li circonda, come per esempio nel caso del Ducato di Urbino, che in questo momento è ancora il Ducato di Urbino, ma tutto intorno c'è lo Stato Pontificio, si deve relazionare costantemente con lo Stato Pontificio, scende a compromessi, piano piano fa accordi, poi piano piano vengono assorbiti. La stessa cosa succede per Fermo. Fermo ha una tradizione di
antichissima di fondazione, insomma Villa Noviana, poi la conquista romana e poi il municipio romano con tutta una serie di autonomie specifiche, la conquista da parte del Barbarossa perché Guelfa, poi la ripresa dell'autonomia e poi piano piano insomma viene nel 500, la metà del 500 viene assorbita dallo Stato Pontificio con queste modalità. Questo comune di grandi tradizioni autonome riesce a mantenere un accordo con la Chiesa fondamentalmente di alcune garanzie di autonomia, tra cui la gestione per esempio delle tasse, la gestione delle tasse sul macinato, delle tasse sul controllo dei commerci, la città ovviamente con tutte le città dell'epoca, dobbiamo arrivare fino alla fine dell'Ottocento per cambiare questa situazione, aveva gabelli di ingresso per il mercato, pensate i cancelli di Macerata, no? Che sono ancora fisicamente il simbolo del fatto che tu puoi venire a vendere qua e passi attraverso il luogo dove si paga la tassa per poter entrare e vendere le cose al mercato, no? Quello che per noi oggi sembrerebbe una follia, però era la struttura economica fino a quel momento. Fermo quindi mantiene una certa autonomia, ma come ci racconta lo storico, le istituzioni fondamentalmente si sono svuotate. Esistono delle istituzioni democratiche, dei luoghi in cui si incontrano o i gruppi che chiameremo borghesi, quindi la produzione artigiana e commerciale, o i gruppi aristocratici per decidere le sorti del paese, ma fondamentalmente si occupano di situazioni di superficie, superficiali, non hanno fanno delle vere e proprie scelte importanti, sono però molto capaci di indebitare la città. Questa città ha praticamente da tutto il 500 una situazione di debito pubblico molto molto forte, continuo, costante, che si risolve continuamente con una richiesta di maggiori soldi verso il popolo. E come avveniva, questo è uno dei meccanismi che lo storico fa emergere, come avveniva questa richiesta di soldi? Tendenzialmente non c'erano nemmeno abbastanza soldi per pagare i dipendenti che andassero a riscuotere le tasse previste, a controllare che tutti dichiarassero quello che effettivamente era stata la produzione, eccetera, eccetera, ma si davano gli appalti a esterni che avrebbero dovuto raccogliere questi fondi e portare poi appunto i soldi al comune. Tendenzialmente però quello che costava dare questo appalto era più alto di quello che poi questi guadagnavano e quindi continuavano questa infatti abbastanza inquietante tipo Equitalia. Avrete modo di leggerlo, insomma, adesso io ovviamente vi vado per grandi linee, però il testo non è lungo, quindi lo potrete godere facilmente in questa lettura. Quindi si creano vari meccanismi economici per cui la città si indebita costantemente. Il problema c'è nel 1648, quindi tutta questa situazione che ha già creato diverse tensioni, per tassazioni anomali, perché il potere non si capisce bene dove sta, con chi devi parlare, con chi devi parlare, chi prende veramente le decisioni. Nel 1648, nell'estate, c'è una grave crisi d'approvvigionamento alimentare, che era però già stata annunciata prima, cioè dall'inverno del 1647 parte l'allarme. E questo è anche interessante per sé, ovviamente, perché lui studia le dinamiche culturali, no? Quindi questo allarme si diffonde prima da Roma, comincia ad arrivare nelle periferie di Roma, c'è già Napoli, considerate che nell'estate del 47 c'era stata la rivolta di Masaniello a Napoli, su questo ci torneremo perché è un problema importante per Fermo, questa della rivolta di Masaniello a Napoli, sembra tanto lontana, ma lontana non è. E quindi che cosa succede? Che Roma incomincia a chiedere costantemente e con attenzione il fatto che dalle periferie si possa mandare una quantità di grano, si possa prevedere di mandare una certa quantità di grano per l'annona, per gestire la città. Una città che sta progressivamente crescendo e quindi c'è bisogno di un approvvigionamento alimentare negli anni sempre, sempre maggiore. E dalle periferie, da Macerata, così come da Fermo, ci si incomincia ad organizzare per poter fare questo. Tuttavia, l'inverno è effettivamente un inverno di stagione pessima, ci sono delle alluvioni nell'autunno e delle alluvioni nella primavera, si crea una situazione veramente di scarsità. Il Visconti, che è il governatore di Fermo per conto del papato, mantiene comunque il papato.
fare un'operazione estremamente interessante, quello di controllare i prezzi del grano per la distribuzione alla popolazione e anche ai forni, che ritiene più bassi, il prezzo più basso addirittura la metà di quello che per esempio era a Macerata o quello che era di altre città del territorio pontificio. Questa operazione, che è letta da per sé come una un tentativo di fondare il rapporto dello Stato centrale con la popolazione, viene usata dalla notabili del luogo all'opposto. Addirittura il prezzo basso per la popolazione viene interpretato nel dibattito pubblico come un modo per favorire l'export e quindi far uscire il grano da Fermo, far uscire dal territorio di Fermo il grano con più facilità per far arrivare anche a Roma, favorire i commerci che potevano essere più o meno legali e con il conseguente rischio che la città sarebbe morta di fame. A questo punto gli aristocratici della città, che fino ad allora avevano sempre osteggiato la presenza papale, ovviamente, per antica riottosità e tentativo di mantenere in piedi la loro autonomia, utilizzano questa situazione, incominciano a far girare questo tipo di informazioni, alleati di alcuni sacerdoti anche, e attraverso, effettivamente, la cosa interessante che si inserisce proprio nelle dinamiche culturali attraverso cui si sarebbe potuta fare questa diffusione di mentalità, di paure, e la città fondamentalmente crede a questa situazione. Noi non siamo in grado attualmente di capire se effettivamente l'operazione che stava facendo il governatore di Roma per approvvigionare Roma era un'operazione dannosa per Fermo o meno, se quali sarebbero state le conseguenze. Tutto fondamentalmente si interrompe prima. Tuttavia rimane il fatto che gli aristocratici della città chiamano le armi il cosiddetto popolo. E qui, attenzione, il popolo di cui stiamo parlando non è il popolo come lo si può intendere nell'Ottocento, non è né il popolo della civiltà industriale né il popolo della civiltà contadina. Stiamo parlando della gente che vive all'interno del muro della città. Sono fondamentalmente artigiani, commercianti, piccoli borghesi, che si trovano nelle difficoltà di poter gestire come meglio credono le proprie finanze, le proprie stanze e anche i propri guadagni dalla gestione del grano. Perché? Perché alcuni di loro commerciavano con il grano e avevano interesse a politiche specifiche da loro stessi scelte, alcuni di loro si occupavano della riscossione delle tasse, alcuni di loro preferivano spostare il peso delle tasse sul popolo piuttosto che sul popolo, inteso proprio in questo caso anche con il mondo contadino, piuttosto che su loro stessi, come invece in questo caso era stata la politica del governatore romano, che aveva iniziato a introdurre delle tassazioni anche sulle case, sulle dimensioni delle case, sulla ricchezza che veniva espressa dalle case stesse. E quindi è evidente che c'è stata una rivolta interna da parte di ricchi che utilizzano gente più semplice, ma non dobbiamo intendere appunto contadini, utilizzano gente della città ma più semplice, che non ha diretti interessi su questo, e riescono addirittura tra il mito del pericolo esterno, mi controlla uno che non è di Fermo, cioè il governatore di Roma, Visconti, eccetera, chi lo conosce, il potere lontano, eccetera eccetera, riescono effettivamente a far passare la loro idea. Quando poi Roma riesce fondamentalmente a riportare la calma in città, si procede appunto alla punizione di questi che avevano provato a organizzare la rivolta, e che dura per circa 20 giorni. Una cosa bella che il libro fa, ci porta le narrazioni delle città intorno, e cioè per esempio il legato che viene mandato da Macerata a controllare che cosa sta accadendo a Fermo, e effettivamente, oppure da Perugia, e effettivamente le città d'intorno dello Stato Pontificio cominciano ad allarmarsi, quello a denunciare nei loro documenti. Noi riusciamo a l'inversione che fa per sé in realtà passa attraverso alcuni documenti delle città limitrofe, no? C'è questa inversione, per esempio la fa
fanno gli stessi maceretesi che dicono: ma qui ci stava una rivolta, ma sembra più una non una rivolta per il pane, ma più una rivolta di ribellione al potere pontificio. Non si riesce a una città in cui dopo 10 giorni ancora sventano i missili comunali, continuano a dare segnali di fumo, ci sono le guardie alle mura, come se nulla fosse cambiato in questi ultimi 10 giorni, non si è ancora ripristinata una situazione normale, fondamentalmente. Per cui è tutto lo Stato Pontificio che a quel punto si sta allarmando, si procede a una richiesta di maggiore presenza di milizie nelle città, e Perugia, Terni, Nocera viene citata, Fabriano e Macerata di fatto non vivono quello stesso tipo di situazioni e di tensioni, perché si previene a seguito di quello che è successo fondamentalmente a Fermo. La narrazione del libro si conclude appunto con la morte dei rivoltosi e con questo tipo di considerazioni. Qual è il passo che noi possiamo fare rispetto a questa narrazione? Allora, innanzitutto c'è un piccolo riferimento alla rivolta di Masaniello. Siamo nel luglio dell'anno precedente, 1647, a Napoli si impone una tassa sulla frutta. Masaniello, che è un venditore di pesce che è nel mercato fondamentalmente, riesce a organizzare una rivolta che all'inizio sembra essere fortemente, quando è guidata da lui, fortemente comunque filo spagnola, ma contro gli aristocratici della città, che avevano scaricato sul popolo attraverso le tasse indirette, per esempio quelle appunto sulla frutta, l'esigenza di mandare più soldi in Spagna. Poi lui viene ucciso nel giro di un paio di giorni e la rivolta comunque va avanti, si fa la Repubblica per pochi giorni, la Repubblica Partenopea per pochi giorni, si chiede aiuto alla Francia, in chiave antispagnola, la Francia non lo manda, la rivolta viene soffocata. Soffocata la rivolta, però, quelli che avevano partecipato in chiave antispagnola a nascere la Repubblica devono fuggire. E che cosa fanno? Attraversano il Tronto, in alcuni casi, e arrivano proprio nel Fermano. E guarda caso, la dinamica dell'anno successivo è una dinamica di popolo che chiede le armi, come era stato nel caso di Masaniello, e è una dinamica di scontro con le classi aristocratiche che riversano nei confronti delle classi popolari l'esigenza di maggiore approvvigionamento di denaro e anche di cibo per lo Stato centrale. Ci sono delle dinamiche molto simili e effettivamente i fermani sono consapevoli che la presenza di profughi napoletani abbia destabilizzato la loro città e il territorio di tutto l'Ascolano. Questa è una prima considerazione interessante, secondo me, che può emergere dal libro. Un'altra considerazione che mi sento di fare per il tipo di storico che abbiamo di fronte è il problema che la storiografia italiana ha tracciato come tipico rapporto città-campagna elaborato da Gramsci nei primi quaderni, Governo 2 e così via. Qual è la tipica dinamica che Gramsci cerca di far emergere nelle forze in gioco nel potere politico in Italia? C'è un problema di relazione fra la campagna e la città. Allora, Gramsci in particolare ci dice: la campagna ha una funzione diversa tra il sud e il nord Italia. Lui analizza l'Italia di fine 800, primo 900 e fondamentalmente ci dice che mentre nel centro e nel sud, dove non c'è stata ancora una rivoluzione industriale, la campagna ha un ruolo importante nel confronto della città, un ruolo anche economico importante e soprattutto ha una grande presenza di persone, una presenza anche numerica che va a sostituire invece la scarsa vitalità delle nascite della città. Nelle città del nord, dove c'è stato uno sviluppo industriale, la città riesce ad essere guida e a stabilire con la campagna un rapporto assolutamente diverso. Ho bisogno di prodotti,
però ricambio con la costruzione di strade e tutta una serie di altri tipi di esigenze. Di fronte a questo caso specifico siamo a prima della rivoluzione industriale, quindi non possiamo nemmeno parlare di questo tipo di forze in gioco, e fondamentalmente i contadini sono relegati in una campagna che produce beni alimentari e produce ricchezza in funzione degli aristocratici che controllano quelle terre stesse, dei padroni delle terre stesse. Non c'è una dinamica di scontro di civiltà fra la campagna e la città. C'è una città, quella di Fermo, che per sua storia riesce a controllare molto territorio di campagna, perché le famiglie fermane sono ricche e hanno molti territori, e riesce a controllare molti castelli. E il vizio, diciamo, di scaricare il proprio tenore di vita sui castelli intorno e sulla campagna, Fermo ce l'ha per diversi secoli, tanto che ogni tanto i castelli intorno chiedono aiuto a Roma o ad altre forze di poter intervenire in difesa di questa città che fondamentalmente li vessa militarmente e poi quindi imponendo delle tasse per motivi assolutamente incomprensibili. A volte ci sono delle vere e proprie coalizioni dei castelli intorno, Mugliano che si organizza insieme a Riva Franzone per, okay? Quindi Fermo è una città che controlla un territorio e usa quel territorio, quindi automaticamente in questa dinamica Fermo rimane, siamo nel 1648, è proprio una situazione tipica di quello che Fermo era stato fino a quel momento. C'è questo gruppo di nobili che discendono dall'aristocrazia medievale che vogliono continuare a avere un certo tipo di tenore, e per far questo, trovandosi militarmente in un contesto in cui ormai sono stati assorbiti dallo Stato e la Chiesa, lo Stato e la Chiesa ha bisogno di centralizzare alcune ricchezze per poter fare il passo verso la modernità che la centralizzazione dello Stato comporta, piuttosto che dire no, combatto contro lo Stato centrale, scarico tutto su chi mi sta sotto, fondamentalmente. Quindi allo Stato e alla Chiesa faccio finta, e con lo Stato e la Chiesa faccio finta di andare d'accordo, ma fondamentalmente perché risolvo il problema spostando il carico e lo sfruttamento su altri. Un'altra cosa interessante che questo tipo di scritto, insomma, di elaborato ci fa emergere è il problema dell'organizzazione militare delle famiglie, della ricchezza che si concentra in alcune famiglie che sono in grado di armare dei gruppi di gente armata, appunto di gente armata, che poi agisce politicamente per il proprio conto. In questo caso i fermani sono in grado, sembrerebbero tanto poveri e impoveriti dalle politiche romane, ma in realtà sono in grado di organizzarsi militarmente, di pagare le armi, di fornire molte armi, e i legati che vanno a ispezionare la parte di Macerata dicono che ci stanno un sacco di armi che girano e sono frequentissime, sono in grado di armarsi, e questo produce la dinamica di irregolarità. L'accentrarsi del potere militare come unico appannaggio da parte dello Stato sarà una conquista tarda a venire, no? È prodotta la modernità che porta piano piano in questi secoli, dobbiamo arrivare a uno Stato che dice la violenza ce l'ho soltanto io, e poi è te se la utilizzi a posto mio, ma ci dobbiamo arrivare a quella cosa lì. E qui siamo ancora in quella fase in cui fondamentalmente nessuno ti dice non puoi avere tutte queste armi, ma è evidente che tutte queste armi sono quello che poi permettono a questi nobili di difendersi, perché sono delle vere e proprie autorità che danno opportunità anche di lavoro a delle persone che lavoro non c'hanno. Allora, uno dei problemi che si pone di fronte alla rivolta di Fermo è che tipo di relazioni ha questa situazione del 600 con tutto quello che sarà il fenomeno del brigantaggio del risorgimento di lì a venire, perché alla fine del 600 incomincerà tutto il periodo dei lumi, piano piano arriveremo alla presenza francese dalla fine del secolo successivo, inizia tutto il percorso risorgimentale italiano e inizia oggettivamente tutto il problema del come si fa l'unità d'Italia, chi sono quelli che si oppongono all'unità d'Italia,
sono soltanto aristocratici conservatori o sono classi popolari. Queste classi popolari si muovono per una presa di coscienza propria e si stanno difendendo da qualche cosa, o vengono usati e sollevati da qualcun altro, come sappiamo in parte essere stato, no, la resistenza clericale e baronale al Risorgimento. Di fatto questa sommossa del 1648 è già, si percepisce chiaramente che è già un momento di questo tipo, un momento in cui persone armate con relazioni ambigue con aristocratici si stanno opponendo a un cambiamento in atto, che è quello della costruzione di qualcosa di più grande. Alla perdita di sovranità si reagisce con una sorta di alleanza territoriale, e in questo caso chi è del territorio sa gestire di più i rapporti con la popolazione piuttosto che chi viene da fuori e sta costruendo uno stato diverso, insomma. Questo è quello che io ho detto. Grazie Francesco, prima di dare magari spunto a qualche domanda da parte degli amici che sono presenti, mi sono segnato una serie di osservazioni che la tua descrizione di questo libro mi ha suscitato, relativa appunto all'epoca, all'antonio. Prima di tutto mi ero dimenticato nel presentarli che Francesco è uno dei dirigenti del Gramsci Marche, ecco, riferimento a Gramsci che un vizio. Che condivido sinceramente. Gramsci, quando mi ha dato da lavorare su questo testo, ho pensato, se Fabio me l'ha dato mi sa che vuole che vada in una certa direzione, ho provato. Sinceramente no, anzi, è stato casuale. Perché dico, perché me l'hanno una cosa del 600? No, perché in realtà sì, poi leggendo, insomma, sì, dico sì, che... Guarda, è stato casuale la cosa, perché sei uno storico, quindi chi meglio di te poteva adattare queste cose. Ecco, volevo dire, è interessante questo discorso che hai fatto sulle politiche, no, di questi... Siamo nella periferia dello Stato Pontificio e, guarda caso, le Marche sono state sempre considerate il granaio di Roma. Questo ci stanno Anselmi, insomma. Sì, il granaio di Roma, anche se dobbiamo considerare che le Marche sono in grado di produrre una quantità di grano che è tipo un ventesimo di quello che serve a Roma. Non è che... cioè, siamo importanti, gli abbiamo garantito una costante quantità, però c'è una parte del Lazio che produce tantissimo e Roma che fa grandi scambi importanti attraverso il porto di Civitavecchia con la Sicilia. Quindi Roma vive di commerci da subito da questo punto di vista, però noi siamo un po' un retroterra produttivo fino a un certo punto, per esempio, perché la capacità produttiva delle Marche si concentra prevalentemente nella zona collinare costiera, e la parte montana produce circa un quarto. Se noi andiamo a vedere la produzione di grano di Fermo, la produzione di grano di Fabriano, che era comunque una città grande quanto Fermo e con una presenza industriale imparagonabile, perché già il mondo della carta era sviluppatissimo ovviamente nel 600 a Fabriano produce un quarto del grano di Fermo, però è comprensibile. Io che sono un mondanaro rozzo e spinoso, per me è evidente che la resistenza agricola è ancora oggi, no? Nonostante ci abbiamo i trattori a cimoli e possiamo coltivare pendii di un certo tipo, però è ovvio che no, già che la mietitura la facciamo più tardi, ma ecco anche quello che siamo in grado di produrre. No, volevo dire che Anselmi, nella sua storia della cultura nelle Marche, appunto descrive che questa esigenza trasforma proprio il paesaggio delle Marche, quindi il problema del disboscamento per mettere a pascolo anche le terre, no, nelle zone montane, per le pecore, per fare i bagni lana, come dicevi te, grande presenza di aria. A Monigliana hanno ripristinato un molino che serviva recentemente con i fondi europei, bellissima operazione.
Però volevo dire, c'era questa politica di questi paesi leader delle mafie, che erano molto divisi, diciamo, tra loro, quindi c'era la tendenza a appoggiare lo Stato, Stato Pontificio, oppure erano per l'altra versione politica che era l'imperatore, no? Per esempio Montormo era molto a favore dello Stato Pontificio, infatti andiamo subito. Però dico, c'era la tendenza all'acquisizione, a ingrandirsi, no? A fare queste cose. E per esempio cito due operazioni che si collegano con Fermo. C'è Santa Lucia, un piccolo territorio che attualmente è nel comune di Mogliano, c'è una chiesetta, che ci fu una guerra, tra virgolette, con Fermo proprio per annetterla, e ci fu, insomma, vennero a Fermo con le milizie, erano tutti i soldati. Basta vedere anche, no, l'organizzazione delle diocesi, delle parrocchie, esatto. Che si svela un mondo. Noi siamo sul Fermo, tra l'altro, non si svela un mondo completamente organizzato in maniera diversa. E l'altro esempio di questo problema è. C'era sempre verso Mogliano un castello, un piccolo che dipendeva da Montormo, che era Cerqueto, no? C'era delle querce, nel dialetto non si inverte, Cerqueto, e questo qui stava una volta con Fermo, una volta con Montormo. Insomma, a un certo punto, quando Montormo era, insomma, abbastanza forte, fu raso al suolo e obbligarono gli abitanti di questo borgo a prendere tutti i mattoni, perché fu la stazione, e fu incastellato, no, l'incastellamento dentro a Montormo. Infatti nell'attuale Cerqueto di Corigogna c'è le doppie mura, perché prima esistevano una certa le mura vecchie, e poi questi furono, e lì fu considerato il vero quartiere popolare, i zingari di Cerqueto, con tutte le storie incredibili che vennero fuori, perché era stato il quartiere più popolare fino agli anni 70, 1975, dopodiché la diaspora, questo quartiere si è spopolato e questo buco dentro il nostro centro urbano è stato riempito dai pakistani, con una concentrazione altissima in un territorio, perché non è tanto il numero, ma il numero è concentrato in uno. Quindi c'è questa cosa, quindi benissimo, insomma, quello che ci hai detto. Un altro passaggio che condivido molto, che ha un'attualità interessante, lo dico da tecnico, no, delle tasse: il rapporto tra la tassazione diretta e la tassazione indiretta. Cioè la tassazione diretta è quella che colpisce il reddito del contribuente, tra virgolette, tu c'hai il lavoro dipendente, ci paghi le due tasse, lì noi abbiamo una costituzione che dice più c'hai e più devi pagare, ma in proporzione è una crescita esponenziale, non è che devi pagare il 10%, no? L'aliquota dibattito quando c'era per le scuole fare l'aliquota unica, no? Perché se io posseggo 1 milione e pago il 10%, non è la stessa cosa se posseggo 100 e pago sempre il 10%. Sì, pago di più, ma in proporzione è sproporzionato, che non colpisce direttamente un gruppo sociale, ma però di fatto attualmente è l'IVA, cioè dice diminuiamo la tassazione, però aumentiamo l'IVA, quindi dal 20 siamo passati al 22% negli ultimi anni, quindi di fatto colpisce quelli che meno hanno, perché c'è un'incidenza maggiore, è una cosa matematica, quindi anche lì c'era, all'epoca era la tassazione sul marginato, ma guerre sull'acqua, erano guerre. E volevo ricordare l'operazione fino a 1851, Corridoia si è chiamata Montormo dalle origini. Poi nel 1851 fu fatta un'operazione all'Anzi, che non era nato a Corridoia, ma la Treia, però a Firenze, a Santa Croce c'è scritto nato a Montormo, quella famosa, insomma, dove i sepolcri e foscoli c'è nato, però vabbè, a parte questo, però l'operazione fu quella di creare la Montormo a Pausola,
cercando rocambolescamente, perché l'operazione era, diventava città dentro lo Stato Pontificio e veniva esentato da certe cappelle che erano queste che, di cui, quindi chi diventava città non pagava di meno la tassa sul sale, e una volta quando venne la sorella di Papa Sisto, il nostro Sisto Quinto, che era qui fermato, fu trattata talmente bene che si è ricordata, e quando tornò al fratello gli disse: guarda, togli la tassa sul sale, perché quando Sisto Quinto, ricordate, quello si portò tutti i danzieri, no? Quella cosa che dicevi, a Roma, tant'è che il detto meglio morto in casa che un marchigiano alla porta, era perché erano quelli che andavano a chiedere i soldi, quindi tutte cose che abbiamo ritrovato su questo. L'ultima cosa è sul discorso dei contadini, no? È interessante perché proprio in quegli anni si incrementò nelle Marche la produzione del mais, che ricordo è stato portato dall'America, scoperta dall'America. Allora, voi sapete la mezzadria come funziona, cioè il contadino non è proprietario delle terre, ma di fatto partecipa alle migliorie, queste cose qui, quindi deve pagare l'affitto del terreno in natura, indipendentemente se poi ci sarà o no la produzione. Quindi questo è il discorso. Allora, all'inizio, quando fu importato, non fu messo subito a coltura il mais, che aveva una produttività rispetto al grano elevatissima, quindi un ettaro a grano, un ettaro a mais, però non era lo stesso prodotto per fare il pane. Allora i contadini, i mezzai, se ne erano accorti e utilizzavano la produzione nell'orto, che era una zona franca che non doveva essere soggetta alla spartizione con il proprietario del re. Loro se ne erano accorti, però stava zitti. Quando i proprietari di terreni capirono questo, questa alta produttività, allora che fecero? Imposero ai contadini a produrre un'altra parte dei terreni, anche a mais, e si tenevano più quota del grano che era più pregiato, del grano bianco, per farci il pane, e gli faceva rimanere molto di più, o quasi tutto, al mezzadro del mais. Perché dice, produce di più, però vale di meno, intanto lui mangia e queste cose. Dopo, grazie a mezzo ladro, no, mezzo perché rubava a se stesso, il contadino si inventava del tutto di più per poter riprendersi quello che è. Però da noi, per esempio, non ci sta situazioni, la pellagra non ci sta, perché ci avevano una cosa agricola che non gli mancava l'olio, perché non gli mancava altri, il pollo, il coniglio, il maiale, eccetera. Quindi la pellagra è una malattia dalla monotonia, cioè mangi solo la polenta. Mi permetto di dissentire. La provincia di Macerata ha avuto le più alte percentuali di morti da pellagra, è stata l'ultima provincia in Italia in cui è stata sconfitta. Però stiamo a livelli di Padova, però il rapporto perché si muove meno la commissione, la commissione Iacini è scritto proprio lì. Io non l'ho trovata questa cosa qui, io so che è una delle più basse, invece era proprio vero che anche il manicomio di Macerata che nasce con una struttura avanzatissima nel giro di poco tempo tradisce se stesso, tra virgolette, perché viene riempito di pellagra, che all'epoca venivano chiusi in matrimonio perché uno degli ultimi effetti era demenza, e sì, diventa quello che non voleva diventare. Però la provincia di Macerata, ti assicuro che vai a guardare fin dalle statistiche del fine 800, è una cosa clamorosa. Io ho letto Dino Valenti, quindi ecco, questo è l'altro passaggio che mi sembra interessante, che hai toccato, quindi se c'è qualche altra domanda, sì, oppure no, prego, se ci sono domande, se no io ricordo alcuni. No, volevo solo accennare al discorso che Monte Renaro, già all'epoca dei Romani, tanto è vero che è stato dato dall'epoca romana a Monte Renaro perché forniva il grano a Roma.
I baci, in effetti, i baci ne parla. Esatto. 1500. Quella zona là è stata sempre elettivamente il granaio di Roma, per cui fermo sta lì. Sì, la produzione nelle Marche sicuramente è una produzione alta, però non dobbiamo sopravvalutare la forza produttiva tale da risolvere, diciamo, i grandi problemi, certo, di Roma. Per fortuna che c'aveva Civitavecchia, certo, certo. A parte che Civitavecchia era anche il polo che raccoglieva anche i nostri carri, cioè non si andava direttamente a Roma, si arrivava a Civitavecchia, da Civitavecchia c'era poi lo smistamento, quindi c'era una dinamica di questo tipo. Volevo dire un paio di cose. Una, la questione del mais. Il mais è estremamente interessante perché comincia a diventare nel 600 una delle alternative alla crisi economica conseguente alla perdita della centralità del bacino mediterraneo e nell'economia, diciamo, europea e degli scambi commerciali. Le innovazioni agricole che cercano in qualche modo di rispondere alla crisi del manifatturiero, c'è un grande ritorno alla campagna. Nonostante questo grande ritorno alla campagna, ci sono delle crisi periodiche, delle crisi alimentari. Questo grande ritorno alla campagna è dovuto al fatto che, andando in crisi il grande commercio e l'attività manifatturiera, fa sì che si ritorni a un'attività produttiva che i borghesi, gli altoborghesi e gli aristocratici riconoscono come funzionale e interessante. E quindi si cominciano a sviluppare tentativi nuovi di culture, tra cui quella del mais, anche se questa cosa avviene prevalentemente in Emilia Romagna, però anche nel nostro territorio. Un'altra cosa che volevo raccontare è il fatto che, ad esempio, tra gli elementi scatenanti della rivolta è il fatto che Visconti, quindi il governatore di Roma, effettivamente, sapendo delle tensioni che correvano nella città, fa partire piccoli convogli notturni per Civitavecchia. Sì, piccoli convogli innanzitutto per proteggerli da eventuali assalti e non avere troppe perdite, e notturni per evitare appunto polemiche, ma nel momento in cui questi vengono scoperti si grida molto più facilmente al tradimento, al complotto, al tradimento, e quindi insomma lì forse c'è anche un passo falso da parte di questo governatore romano. Tra l'altro, una cosa interessante del libro è che fa emergere anche la presenza dei complotti romani, della curia romana, e di come le figure fermane presenti all'interno della curia avevano una funzione di far arrivare al comune di Fermo le informazioni rispetto al bilancio dello Stato Pontificio che si stavano costruendo, e quindi quello che ci si aspettava prima era Fermo e come Fermo si sarebbe dovuto organizzare per difendersi in funzione delle variazioni al bilancio nazionale che si stava costruendo. Fondamentalmente un'azione lobbistica che assomiglia molto di più forse a quello che facciamo noi oggi con l'Europa che non alle vere e proprie politiche nazionali che svolgiamo. L'ultima considerazione che volevo fare rispetto alla questione del popolo è il problema del popolo senza memoria, che Versailles appunto tira fuori, fa emergere. Questo popolo che fino al poco prima si lamentava dello sfruttamento da parte di questi aristocratici, che poi nel momento in cui gli aristocratici trovano un capo espiatorio esterno si alleano con questi stessi aristocratici pensando che sia il problema il capo espiatorio esterno, appunto che sia il governatore romano, e questo ce lo descrive come popolo senza memoria, proprio legato maceratese. Ecco, di fronte a questa cosa qua, a questa consapevolezza di quello che è il mondo popolare della città, ma anche il mondo popolare della campagna, è evidente perché chi va a far maturare i movimenti di emancipazione contadina e operaia incominciano a porsi seriamente il problema del rapporto intellettuale classi popolari, di come costruire la memoria di una classe popolare, di come costruire la capacità rappresentativa della classe popolare. Il fatto, per esempio, della grande intuizione teorica dell'intellettuale organico collettivo che doveva andare a rappresentare il Partito Comunista secondo Gramsci, è il punto di arrivo di tutte queste cose di cui noi stiamo parlando. E vi spiego anche meglio perché. Non lo dico nel senso di lì è stato risolto tutto quanto, lo dico nel senso che quando Gramsci comincia a studiare le problematiche dell'Italia che cade nel fascismo si rifà una parte della storia d'Italia dicendo perché noi abbiamo prodotto questa cosa, no? E quindi torna indietro e va
a vedere, lì abbiamo fatto questo errore, non ci abbiamo avuto la riforma, ci abbiamo avuto la controriforma, questo ha prodotto tutta una serie di conseguenze, fino ad arrivare a quella roba lì, ok? Qual è la grande invenzione dell'intellettuale collettivo che un partito può rappresentare, indipendentemente dal fatto che questo partito vada, che ne so, nel caso del Partito Comunista, in una certa direzione, ma proprio la questione dell'intellettuale organico collettivo? Allora, innanzitutto il fatto che nessuno può rappresentare i bisogni degli altri se non fa parte di quella stessa collettività. Li posso comprendere, ma mai fino in fondo comprendere, quindi mai fino in fondo rappresentarli. Li posso capire, posso allearmi, posso fare un percorso insieme, ma ai momenti opportuni nella storia abbiamo visto come chi si allevava col popolo a volte lo gestiva il popolo, non ne costruiva le esigenze, non necessariamente ne costruiva la rappresentazione politica di quello di cui aveva bisogno. Quindi la prima risposta è che l'intellettuale deve essere organico. Non va bene l'intellettuale tradizionale, ad esempio il prete di campagna, che non fa altro che gestire le informazioni che vengono dal centro e divulgarle tra la popolazione. Non va bene l'intellettuale di città, che della campagna non sa niente. Non va bene quello che ha studiato della campagna, perché comunque non fa parte di quel mondo lì e si sente più vicino al mondo della città che non al mondo della campagna. La soluzione è appunto che studino le persone che fanno quel lavoro lì, che i contadini studino, che gli operai studino. Ma poi chi gestisce questo gruppo di migliaia e milioni di persone, se non l'organizzazione stessa che quel gruppo di persone si danno? Quindi il partito diventa l'intellettuale che è in grado di garantire la memoria. Ad esempio, noi qua siamo nella società operaia, no? Che ha sicuramente avuto delle interruzioni di memoria, poi è stata ripresa e poi c'è avuto una continuità, vedevo dai certificati, no? C'è avuto una continuità storica dalla fondazione in poi, però per esempio quella che è stata l'esperienza politica, sociale, lavorativa delle persone che l'hanno fondata ovviamente a noi non ci è arrivata direttamente. Tuttavia, per chi per esempio fa esperienza di attività d'associazionismo o di attività politica sa perfettamente di come una parte della memoria delle cose a cui apparteniamo passa attraverso le organizzazioni in cui siamo. Ci sono delle, non so, una battaglia ecologista, la battaglia per avere il parco del Monte Conero. Noi oggi abbiamo il parco del Monte Conero. E chi ce l'ha la memoria di perché abbiamo il parco del Monte Conero? Se vai a parlare con alcune persone che erano militanti di alcuni determinati partiti in un determinato momento della storia di Ancona, tu sai qual è la tua memoria, scopri la memoria di chi stava da una parte, chi stava dall'altra, chi ha fatto una battaglia e chi l'ha fatta un'altra, no? E è in quella organizzazione collettiva che ti viene tramandato qualcosa che non necessariamente va a finire sul libro, o che tu non necessariamente hai detto che vai a leggere quel libro. Per cui la continuità di alcuni gruppi ha una funzione importantissima e sono molto consapevoli nell'Ottocento i mazziniani, i socialisti e poi anche i comunisti che l'organizzazione collettiva ha anche la funzione della memoria, e in questo caso Bersè fa emergere questo problema, questo popolo che, porca miseria, da un giorno all'altro ti scordi tutto quello che è stato, non ti ricordi che questi erano quelli che facevano questo tipo di sfruttamento. Posso, da questo punto di vista, i rottamatori non sono anche dei distruttori di memoria? Io penso di sì, io sono convinto di questo, però anche lo scopo loro forse. Sono un'operazione altamente sottile che funziona. Anche la perdita del senso delle parole, perché il cambiamento, pure una riforma, invece attualmente c'è la controriforma, no? Cioè, certo. Cambiare non è essere, poi sono molto organici invece, i rottamatori sono molto organici ad un altro sistema che è quello poi dell'imposizione del pensiero unico. No. Ad esempio, se noi andiamo a ricostruire i cognomi delle tarde aristocrazie marchigiane, no? Dei loro controlli territoriali, diciamo quelli che dal punto di vista contadino e mezzadrilla erano le famiglie padronali, no? In alcuni casi vediamo delle continuità politiche fino a oggi, nel senso che erano famiglie padronali e sono attivisti politici in una certa determinata direzione. Allora,
lì l'elemento della memoria collettiva fatta di un gruppo organizzato è fondamentale, perché quella roba lì non te la racconta nessuno. Tu chi sei? Qual è la tua storia? Perché tu stai lì e io sto da un'altra parte, no? O anche il problema di chi sta gestendo l'informazione nel 600 come nei secoli successivi, la costruzione dell'immaginario pubblico, no? E questo è importantissimo. Se voi pensate che l'esempio specifico di Fermo ti dice come, nonostante il governatore di Roma aveva questa grandissima alleanza con il popolino della città, no? Perché aveva fatto le politiche di prezzo che in piena crisi alimentare permetteva ai meno abbienti di Fermo di comprarsi il pane al prezzo della metà di quello che era a Macerata, nonostante questo riescono a invertire la visione della cosa e nemmeno la materialità della, quello che per i marxisti sarebbe stata proprio la storia materiale, no? La pancia che ti fa muovere, nemmeno quello funziona, questi mangiavano. Eppure la costruzione dell'immaginario del pericolo, del nemico esterno che ti porta via le cose, della, come si dice, del sotterfugio, dell'imbroglio, alla fine cambia la realtà. Hai fatto invertire completamente la percezione. E per decine e decine di anni Fermo ha narrato la sua sommossa come una sommossa di indipendenza, come appunto una sommossa di rivoluzione popolare, ma non è stata una sommossa di rivoluzione popolare. Questo studio mi hai detto è degli anni 60. Sì, se non mi sbaglio è degli anni 60, tra l'altro. Cosa colloca nell'ambito di quella nuova storiografia attenta, insomma, sì, alle dinamiche popolari? Si percepisce benissimo che è all'interno degli anni, in alcuni casi si percepisce anche da come forza. Cioè senti che, è vero che è anche un testo breve, però senti che tende un po' a dei paradigmi storiografici chiari che te li faccio vedere, no? L'idea ce l'ho già chiara, non c'è la percezione che da sotto ti emerge questa cosa qua. Semplicemente ti prendo alcuni documenti e ti inverto il canone interpretativo e ti faccio vedere che invertendo il canone interpretativo funziona meglio la ricostruzione storica, che è un tipico meccanismo da un punto di vista, diciamo, se dovessimo parlare della filosofia della storia che c'è dietro, un tipico meccanismo italiano marxista, no? E anche crociano, e quindi tipico anche della storia, la storiografia italiana. Noi siamo molto bravi, cioè abbiamo questa grande tradizione in cui la scientificità dello studio si basa sul fatto che spiega meglio determinate, una ricostruzione, un'ipotesi interpretativa spiega meglio, funziona meglio, entra meno in contraddizione. È un'operazione proprio di quanto funziona il canone interpretativo. No? Che è un po' diverso da come si muovono per esempio gli americani e gli inglesi, cioè hanno questo pensiero leggero, no? Di piccole giustapposizioni di elementi, di fatti, inventando una finta oggettività che secondo me funziona anche poco, quindi, però dopo li entriamo nelle di questioni storiografiche, di come quale scuola storiografica uno appoggia, che tipo l'editore Andrea Livi di Fermo, quindi ecco. È stato tradotto adesso, però tradotto... è uscito il libro nel 2007, tradotto, La cura è di Luigi Rossi, che è uno storico che si è occupato molto della storia locale, e c'è anche la traduzione, era di altro storico contemporaneista invece la traduzione. Filippo Ieranò, che si occupa di storia contemporanea, ha collaborato più volte, credo, con l'Istituto Storico dell'Esistenza di Fermo, quindi è un gruppo di storici che lavorano molto con le questioni del territorio, che hanno preso in mano un testo francese e hanno detto forse è il caso che si sappia che esiste questo testo francese che si è occupato del nostro territorio. Insomma, non siamo solo noi del territorio che ci occupiamo della storia del territorio, ne occupa anche qualcun altro all'interno di un paradigma più complesso. Potete trovare qua e là qualche cosa, diciamo, contestabile, per esempio frasi tipo affermo in quel periodo c'erano molti mercanti bergamaschi, non so, bergamaschi fiorentini ed ebrei, come se essere ebrei sia di un'altra cosa rispetto a essere magari un bergamasco di origine ebraica.
ci stanno questi piccoli diciamo di faianze, però è una cosa di pigliare gli statuti, non le cose. Per esempio qui siamo a 150 metri c'è la gabbia degli ebrei, ma perché no voglio dire, ma questo ci mancherebbe, no, perché quel problema dell'indebitamento lo risolvevano chiedendo il prestito a questa comunità, a volte a una comunità, sì, a volte comunità, a volte si facevano prestare da altri aristocratici, da altre città. Sicuramente i commercianti avevano un ruolo, c'era un bisogno di liquidità, e dipende insomma anche dalla situazione, considerando che questo è un territorio di forte vocazione antisemita, come dicevamo, è interessante notare come certe scivolamenti ancora, no? Magari si infilano dentro un testo che va in tutt'altra direzione, però insomma fa emergere che fondamentalmente quando si pensa sempre ebreo, no? Anche quando sei italiano, anche quando non so, considerando che stiamo parlando un po' dello stato della Chiesa, è evidente che c'è un problema di gestione, no? Di questa questione dell'identità religiosa, che è anche un'identità culturale e in parte nazionale. No? Però leggevo che, ecco, anche gli istituti qui in un dormo c'avevano, non potevano partecipare a certe iniziative, c'avevano delle gabelle in più rispetto a volte, che era anche lui collegati con Macerata, che era una comunità forte. Non godevano fino all'Unità d'Italia, non godono gli stessi diritti, e quindi nonostante che è un centro che ricco, tra virgolette. Dipende, cioè ci sono alcuni commercianti che sono ricchi, alcuni commercianti che sono meno ricchi, e altre persone che sono popolo tanto quanto gli altri. Appunto, ripeto, come venendo dalla zona montana, da noi la presenza ebraica, a parte alcune figure di commercianti di Pannilana, Matelica e qualcosa a Camerino, è prevalentemente un mondo di boscaioli e carbonari che a un certo punto, tra l'altro, si violentano dentro un percorso da Marrani, e poi piano piano se ne perde anche l'identità, però in parte o tra i toponimi o nella ricostruzione storica ritrovi nell'Appennino, nell'interno, ritrovi questa presenza ebraica povera, assolutamente non ricca, non commerciale, ma appunto, di gente che senza niente sopravvive dopo la fuga alla Spagna, sopravvive avendo risalito l'Appennino, sopravvive facendo i carbonai per tanti motivi, cioè, sceglievano queste posizioni perché erano più isolate dalla città e potevano permettersi di proseguire con elementi puntuali non accettati senza essere troppo in vista, oppure tante dinamiche. Io volevo ricordare, a proposito della memoria, che anche come Slowfood ci stiamo lavorando moltissimo. Infatti, tornando sempre con questi argomenti, a livello nazionale con l'Università di Scienze Gastronomiche, che diciamo, è stata fondata la Slowfood, e hanno lanciato un progetto, i Granai della Memoria. Proprio cercando di documentare a livello video quella che una volta era l'oralità del passato, che si tramandava a livello orale, che morti con certe generazioni. E la prima intervista che ha fatto Petrini l'ha fatta con Tonino Guerra a Penapilli, e Tonino Guerra ha raccontato un evento che lui, quando era piccolo, andava diciamo con il nonno a passeggio, sempre dietro stava, ha detto il nonno ogni tanto, non so, ogni 100 passi si girava e guardava indietro. E allora a un certo punto lui venne il coraggio, gli dava del voi, no? Al nonno, ma perché se vi girate? E il nonno gli disse: perché per sapere dove stiamo andando dobbiamo sapere da dove veniamo. Gli lanciò sta cosa che lui non capì subito, poi sai, quegli anni rimuginandoci sopra, messaggi forti di un certo spessore, che senza dubbio la importanza della storia, no? Senza dubbio ho fatto la distinzione tra storia e memoria, però la capacità
della modernità, di rompere alcuni ponti, dobbiamo tenerlo presente, no? Ci sono alcune cose che sono cambiate e non saranno più, no? Non per ritornare indietro. Questo però non significa che noi da esperienze passate, con un'intelligenza attiva che interroga quello che c'è stato nel passato, non riusciamo ad avere qualcosa di orientante. Io posso dire storia magistra vita, no? Magistra vite, però posso dire che storia è magistra in generale, nel senso che qualcosa comunque impari da quella roba lì, no? È come se tu moltiplicassi le esperienze di vita. Quando tu studi storia, quando tu entri nella dinamica di confrontarti con altri periodi storici, è come se tu moltiplicassi le tue esperienze di vita, fondamentalmente. Dalla tua esperienza di vita impari qualcosa, a volte sì, a volte no. Dalla tua esperienza di studio storico impari qualcosa, a volte sì, a volte no. E sta a te, all'occhio in quel momento, a... c'ha un'utilità questa cosa che impari, a volte è personale, a volte è più collettiva. Certo che per farsi utilità collettiva c'è sempre bisogno di un'elaborazione politica, non è che vive da sola. Compito dello storico è quello di arrivare in maniera scientifica a determinate conquiste di conoscenza, no? Poi alcuni storici, alcuni politici, alcuni intellettuali, eccetera, utilizzano queste cose qua per costruire un senso più o meno condiviso, più o meno collettivo. E la grande novità, il grande valore delle università o dei luoghi di ricerca democratici come quelli italiani è che tu non stai lavorando per qualcun altro, almeno fino a, insomma, alcune riforme, diciamo, mettono un po' in dubbio queste cose qua. Però se la storia ha come tradizione il fatto che chi scrive la storia è prima di tutto classe colta, secondo, stai lavorando per qualcuno che ti chiede di scrivere la storia, quindi di passare una tradizione, che può essere un principe, che può essere un imperatore, che può essere un re, che ti chiede di fare la cronaca lì, o che possono essere gli aristocratici di Fermo che raccontano di se stessi che sono stati tanto figli. Ok? Oggi uno dei grandi valori della Repubblica Italiana è quello di aver avuto, di avere un'università che, essendo pubblica, ha al suo interno anche persone che vengono da altri punti di vista. Una delle grandi cose, per esempio, da difendere del sistema scolastico universitario italiano è questa cosa qui, anche se riformetta di qua e riformetta di là si sta mettendo in discussione proprio questo. È difficile farlo capire. È difficile posso dire, portare un largo pubblico dentro questo tipo di questione, però è evidente che noi stiamo andando verso quella direzione lì, stiamo perdendo la possibilità di dare accesso a tutte le classi sociali, a un certo tipo di studi e quindi poi alla narrazione di quelle classi sociali, quindi il passaggio di generazione in generazione di un altro punto di vista. E questo è un problema enorme, concreto, anche nella scuola. La Boschi ha minacciato che metterà mano anche all'università. Nella scuola, il ministro fa quello, nella scuola è stato molto più facile. Dopo un grande lavoro di cultura progressiva e di inserimento di cultura materiale, di tradizione popolare nella storia, eccetera, eccetera, è stato sufficiente che si cominciasse a porre il problema di una storiografia, tra virgolette, di sinistra, che questo testo parla troppo di quello. Cioè, è molto più facile parlare della guerra e del re. Com'è che mi parli delle condizioni contadine? Perché mi parli delle condizioni operaie? E la mia domanda fondamentale comunque rimane quella: perché io ti dovrei narrare la storia di quelli che non hanno nulla a che fare con la tua storia? Per esempio, anche da un punto di vista didattico, perché io non ti devo dare gli strumenti culturali per capire chi era tuo nonno? E ti devo dare gli strumenti culturali per capire chi era il nonno, non so, della ministra Boschi? Io sono un insegnante della Repubblica Italiana. Tu sei un ragazzo che magari viene da una famiglia ancora popolare, perché io non ti dovrei narrare un altro tipo di storia? Però sempre di più queste pressioni culturali che sono state svolte negli ultimi 20 anni, in parte sotto forma di revisionismo storico, in parte proprio come pressione politica culturale anche sulla televisione, ti portano a un altro tipo di discorso. Se tu affronti certi tipi di argomenti a scuola, c'è sempre la sensazione che tu non stai facendo storia, che tu stai facendo politica, ma tu in realtà quando insegni storia, poi è ovvio che tu c'hai uno sguardo su quel mondo, ma come ce l'hanno quelli che di quelle cose non ti vogliono parlare? Sia che ne parli, sia che non ne parli, una scelta la fai, quella scelta è sempre una scelta politica. Poco la fai. L'importante è che io te ne parlo in maniera scientifica, corretta. Trasparente. Corretta, no? Poi gli strumenti, dopo sei tu a decidere, questo è il cittadino. Esattamente, esattamente. Poi
ci troviamo con la conseguenza che di una perdita di identità dei ragazzi che vengono appunto dalle classi popolari. Io che lavoro in un istituto professionale devo dire che si sente tantissimo. Il 90% dei ragazzi con cui io lavoro vengono da famiglie o di disoccupati o di operai che lavorano sì e no, o di mamme che fanno le badanti, eccetera eccetera. Però penso che sia già un trend nato molto prima, vedi, gli scritti di Pasolini già parlavano di questo, insomma, sì, non è una cosa dei vent'anni. Però sì, però la scuola aveva fatto l'operazione inversa, no? C'è stato un momento in cui finalmente c'era il coraggio di narrare certe cose. A un certo punto si sta proprio tornando indietro e c'è questa tendenza a un... E c'è la grande maschera dei docenti, delle famiglie, della gente che va in televisione, di dire di queste generazioni smarrite, prive di senso, cioè, ma il senso tu lo devi costruire con loro, cioè io un senso te lo do, tu lo butti via, continua a studiare e buttalo via quello che ti ho dato, però tanto te ne do uno, sennò questi, cioè, non è possibile che durante una lezione di storia, di letteratura tu non senta quella roba lì come tua. C'è qualcosa che non va, evidentemente te lo sto narrando in una maniera che non è la tua. Non sono venuto dove tu stai e non ti sto portando avanti. Ti sto dicendo che devi studiare questo come se la storia delle persone abbia la stessa, come posso dire, freddezza emotiva di come funziona la fotosintesi quotidiana. Eppure non è. Però è un problema molto forte. Questi più dice, ma che mi serve la matematica? Che mi serve la storia se io devo... Sì, poi però scopri che tramite la cucina allora arrivano tante cose. Però il dramma è che però se vai a vedere i manuali a volte proprio rimani inorridito, cioè quando tu per quello che ha rappresentato il movimento comunista nel mondo, la rivoluzione d'ottobre ti viene risolta in poche righe, ti viene detto che i bolscevichi prendono il potere, eccetera, non ti parlano del bisogno del controllo del lavoro in maniera democratica senza spiegarti il perché c'è bisogno di un controllo democratico del lavoro, e tu non ci capisci niente. Questa è fatta la rivoluzione perché c'è la voglia di menare allo zar. È lì che sta. Quando uno va a leggere queste cose ti accorgi che c'è qualcosa che non funziona. Insomma. E se poi tu come insegnante c'hai... vivi in questa pressione culturale dove come ti muovi ci sta il genitore che protesta, quell'altro che pone un problema e la televisione che ti dice che tu sei vetusto, non lo faccio, non lo racconto, non lo dico. Volevo raccontare, abbiamo fatto la manifestazione del Montesano Giusto in cui abbiamo parlato del problema della raccolta dei pomodori in Italia con problemi di schiavitù, quindi di cui non possiamo fare a meno di non sapere, cioè fare finta di... E quando acquisti una passata di pomodoro che ti costa nemmeno un euro, gli togli questo, gli togli l'IVA, gli togli il trasporto, gli togli il vetro, gli togli l'altro, ecco perché li pagano a questi schiavi, che sono tutti non italiani, e un ragazzo che è stato giù in Puglia a fare la raccolta, che poi si sono organizzati con una radio che hanno chiamato Radio Ghetto, interessantissima, che trasmette addirittura anche in Africa, e ci ha raccontato due cose che io mi aspettavo, no? La sua grandezza contro chi li sfrutta, invece lui ha fatto un ragionamento totalmente vero. Ha detto la prima cosa che chi viene sfruttato deve acquisire e capire la mancanza della dignità umana di quello, della situazione che sta vivendo. Quindi, capito? Cioè, non ha fatto quindi un discorso della cultura, quindi addirittura ha raccontato che i pomodori, la passata del pomodoro nei paesi di origine degli stessi produttori costa di meno in Africa di quello invece della passata dei pomodori autoctoni, cioè, e quindi quelli laggiù comprano i prodotti ottenuti con la schiavitù dei propri figli, cioè le madri, cioè,
un controcircuito pauroso da questo punto di vista. Quindi questo è l'elemento culturale che deve essere l'elemento su cui dobbiamo ritornare come società, perché altrimenti perdiamo appunto memoria storica. A noi ci accusano di essere passatisti, no? È banale, perché dice, voi volete ritornare, guarda che fai i contadini, no? Ci stava male, ma non è quello l'elemento. Cioè, noi diciamo, mucca pazza non è stata fatta dai contadini che si sono impazziti, appunto, ma è stata fatta dalla scienza, che ha voluto dare a un animale che mangia erba, dai le farine. La ricerca di un profitto esagerato, la motivazione è sempre la stessa. Questo c'è l'elemento, oppure questo non è quindi noi lavoriamo molto sull'educazione. Abbiamo capito, per esempio, il bambino, se voi leggete appunto Parla come mangi di Ginza Scaffini, che è la nostra vicepresidente nazionale, in cui a Voce Bambino vi fa uno spaccato di come l'industria agroalimentare considera il bambino come cliente. Una volta cercavano di aggredire i genitori con la pubblicità, adesso invece va direttamente, perché sa che in mezzo non è più il formativo, non è più la scuola, ma è perché non hanno tempo. Non è. Per me in questo bisogna essere molto chiari, nel senso che il recupero, la conservazione e la tradizione non ha una funzione del tornare indietro, è una conservazione di possibilità di alternative che invece lo sviluppo industriale riduce, come lo sviluppo industriale per questioni di economie di mercato, economie di scala, eccetera, riduce la varietà. La conservazione della varietà culturale, la conservazione della varietà delle sementi, la biodiversità, eccetera, eccetera, c'è una funzione innanzitutto di banca dati. Esiste un'alternativa. Oggi non la so usare, forse domani mi sarà utile, prima di tutto. E lo stesso vale per le culture alternative e per le culture della memoria, nel senso che non necessariamente io oggi posso dire, che ne so, studio il movimento operaio e dico, ah, quando erano bravi allora dobbiamo fare la stessa cosa. Però intanto ce l'ho lì. Un'informazione in più, una formazione anche in più, che attivamente devo poter capire se usare o non usare. Non c'è un ritorno quando era bello un tempo, non è, no, era talmente tanto orribile che si è cercato di uscire da quella situazione del tempo. I contadini, secondo me in questo c'era splendida canzone di Tenco, Ciao Amore, no? Di un mondo contadino che era uno schifo, non era il ragazzo della bocca di Celentano. Tenco non è Celentano, Tenco ti dice era una vita orribile, vedere ogni giorno se si vive e si muore, se piove, se c'è il sole. Questo era il mondo contadino che è stato fino pienamente agli anni 60. Quindi è ovvio che c'è stata una ricerca di andare altrove. L'incertezza dell'esistenza è uno dei più grandi drammi dell'essere umano, per cui comprensibile. Il punto è, c'è qualcosa di quel mondo lì che devo portare alle future generazioni, perché potrebbe avere un uso futuro. Io non lo so ancora questo uso futuro, quindi il mio compito è quello di conservare prima di tutto. Questo non c'è dubbio, come per l'archivio. Io non so ancora quello che sarà utile fra 20 anni, fra 200 anni, come per gli storici futuri. In vista di quello io conservo una serie di cose, poi qualcuno le utilizzerà. Oggi sembrano, conservo dei quotidiani che oggi sembrano, cioè, banali, poi magari per qualche motivo quei quotidiani che tu hai conservato fra 200 anni invece dicono, no, va a finire che gli antagonisti di oggi sono i conservatori. una forma di antagonismo è conservare, questo è proprio conservare, non per questo ritornare indietro, non anche sull'ecologismo la stessa cosa, però conservare senza dubbio. Conservare i vuoti dalle città, per esempio. L'idea che tu ti affacci da una finestra o da un balcone o stai per una strada e c'hai 300 metri davanti a te vuoti, è praticamente impossibile nelle grandi città. Ci devi avere la fortuna di stare al centro storico di Parigi, dove le prospettive urbanistiche della città ti permettono, ok, adesso mi metto sullo spartitraffico e ho 3 km di prospettiva urbanistica e non c'ho niente davanti agli occhi. Se vai in una città urbanisticamente più confusa come Londra, ti pia l'angoscia, perché tu o vai sul Tamigi oppure non, davanti a te ci sono solo muri. Queste sono, quindi conservare lo spazio, ecco, sono conservatore, sì, non voglio che vengano costruiti altri grattacieli, sì,
Sono conservatore, voglio conservare il vuoto. Scusi, posso fargli una domanda? Ho letto al telegiornale che una signora, penso era da Navigna, è stata sfruttata, non so, forse troppo, è morta del troppo lavoro, non so se era pomodoro o verdure, comunque la vita dovrebbe essere, ecco, forse in umbra. Lei che cosa ne pensa? Una domanda. Puglia adesso. Pochi giorni fa, non so. Se sei in Puglia. Italiana. Molti tre quest'anno. Sì. Però lei era italiana. No, io penso che siccome i diritti elettorali non te li dà nessuno, l'unica speranza è che ci siano forme di auto-organizzazione e difesa da parte delle persone che vengono sfruttate. Da parte di chi non ha un interesse diretto, perché indiretto magari lo sfruttamento di qualcuno ce lo possiamo avere in tanti, metti il prezzo del pomodoro che costa di meno alla COP, no? Per chi non ha un interesse diretto, penso che il compito è sicuramente quello del sostegno e della solidarietà o della valutazione anche di quei fattori lì quando si fanno delle scelte politiche d'altro tipo. Farsi in mezzo a loro in una certa direzione mi pare una pretesa paternalistica, piuttosto costruire le occasioni per cui loro possono avere spazi in cui incontrarsi mi pare invece la cosa unica che noi possiamo fare, per cui tutte le volte che ci sono quelle associazioni che danno luoghi di incontro, per esempio persone che vengono, che sono migranti, che permettono loro di stare insieme, quindi stando insieme permette loro di far circolare delle idee, e ovviamente avendoci anche uno scambio, non è che per uno mi dice cioè, adesso ti do questa stanza, stai lì dentro, io con te non ci parlo più, non intendo questo, però visto che per esempio per noi è più facile conoscere le istituzioni, più facile organizzarci, abbiamo delle condizioni di vita diverse, lavorare nelle associazioni che questo permettono, senza pretendere di andare a fare i loro maestri, io penso che sia sì, però è maniacale, voglio dire. Com'è? È maniacale, insomma, dovrebbero cercare di stare attenti tutti quanti, i datori di lavoro, insomma. Ah, questo senza dubbio, cioè anche pretendere che le istituzioni controllino. Basta che non scappa una denuncia, cioè voglio dire. Che le istituzioni controllino, mi pare importante, però... Questo problema, noi abbiamo 3 anni fa fatto venire gli Vassalinesi, è stato quel ragazzo che ha fatto approvare in Italia per la prima volta la legge contro il caporalato. Lui attualmente lavora con la FLAI GGL, però c'ha un limite quella legge, infatti adesso stanno cercando, perché non colpisce il vero, diciamo, come per la droga, no? Tu colpisci il spacciatore finale ma non risolvi il problema, tu devi colpire la mente, che è la mente di quelle situazioni di sfruttamento che poi non si sporca le mani, sono due. Uno è il padrone del terreno, l'altra è ormai la produzione di questi che passa per la GPO, la grande istituzione organizzata, da cui c'è anche la COP purtroppo, che è quella che deve pretendere di sapere la tracciabilità, cioè lì quel pomodoro, se costa così, non può essere se non con quei criteri di sfruttamento. La seconda cosa, da dove viene quello che si fa, quindi questo è quello. Cioè, in Italia dobbiamo sapere che la produzione del parmigiano reggiano, se non ci sta gli indiani che stanno sulle stalle, l'Italia non ce l'avrebbe. Il Barolo, se non ci stanno i rumeni che fanno la vendemmia nelle Langhe, il patrimonio UNESCO, eccetera, non si produrrebbe. I pomodori Baghino, uguale, eccetera, eccetera, sono sempre. Sono sempre loro che si spostano questi con percentuali sfruttamento, fanno prostituire le donne, no? Avete letto tutti l'Espresso l'anno scorso che fece. Quindi questo è l'elemento. Volevo dire un'altra cosa, ne discutevamo prima. Io confesso, da non credente, che sono stato in vacanza e ho letto l'Enciclica del Papa, Laudato Si, l'ultima recente, veramente. È una cosa incredibile da questo punto di vista, ma anche nella parte diciamo più religiosa, dove cita la Bibbia, tutte queste cose qui, è incredibile che anche su questo
questo problema che dicevi della comunicazione, un'affermazione dice, attenzione, avere una cosa che si dice non da tanto tempo, avere un'enorme mole di dati crea soltanto, adesso non cito le testuali parole che non me le ricordo, però crea solo rumore piano, non crea informazione. Cioè quello che i social, eccetera, eccetera. Anzi, insinua il dubbio che la scienza è tutta corrotta, il dubbio, quindi, no, quindi crea un polverone, parla. Su uno degli aspetti, su questa qui, guarda, vi invito veramente, io da non, ripeto, da non credente, vi invito, costa anche 1,50 euro il libro della lezione Paolini, in cui c'è l'introduzione di Pedrini che proprio nelle prime parole dice io da non credente però rimango allibito a fa tutta un'analisi ma molto tecnica, cioè su un'enciclica, io non è che avevo letto altre encicliche, però fa una sui rifiuti, su questa, quindi anche qui per tornare un po' alla politica come dicevo prima, il Papa sta scavalcando il mondo politico e mette nell'agenda, è andato all'ONU a parlare di queste cose, nell'agenda europea, non è Obama, nei suoi limiti, però ha cominciato a parlare e parla. Io come sai, anche per il galo ottocentesco, purtroppo grazie a mamma di questa cosa, sì, sicuramente si leggerò anche l'enciclica. Sicuramente già questi elementi di certo vanno considerate alcune cose, no? Uno, il fatto che rimane questo problema di una religione, diciamo, senza l'ONU, l'unica al mondo. Senza riconoscere le dichiarazioni dei diritti umani. Per esempio. E poi, vabbè, nella sommossa di Fermo c'è un grande ruolo dei terreni della Chiesa, della gestione da parte della Chiesa del grano. Per fortuna che c'è stato tutto il movimento insomma laico degli storici che ha ricostruito un po' il ruolo della Chiesa che l'ha potentato, quindi tendenzialmente rimango insomma su una posizione piuttosto differente rispetto a organizzazioni culturali politiche che si ammandano di dignità altra quella religiosa, però a parte questo sicuramente è un Papa che va studiato molto, perché è un Papa che agisce politicamente, non è Ratzinger che si era molto chiuso nell'elemento dottrinario, che aveva una sua simpatia dal punto di vista, ma che ovviamente era anche estremamente conservatore. Questo Papa è un Papa che ha deciso di agire politicamente e come tale lo studio come qualsiasi altra figura a cui viene riconosciuto un valore, quindi sono d'accordo con te che va tenuto molto molto sotto controllo, insomma, è comunque una figura che molti ascoltano, quindi indipendentemente dal fatto che io parto da un presupposto che ho disagio a percepire che si possa dare così tanto spazio a questa figura, questa cosa accade, per me è un dato da cui partire, quindi, e qui c'è tutta la mia parte razionale post-gramsciana che cerca di accettare questa cosa qua, insomma, però senza dubbio siamo lì, cioè alcuni contenuti sono un frutto, come posso dire, potremmo ribaltare la frittata, finalmente la Chiesa è subalterna alle grandi conquiste culturali che, l'ha messo anche su che gli studi laici, progressisti e anche socialisti hanno prodotto nella storia tra il 1900 e il su queste tematiche dice proprio questa cosa che non ce l'ha c'era già stato, no? Alla fine dell'Ottocento con tutto il problema della nascita del pensiero sociale della Chiesa, c'è cioè questo tentativo di risposta, no? al socialismo da parte della Chiesa, un'elaborazione in chiave sociale della dottrina. Secondo me questo Papa in qualche modo sta ritornando di fronte a quella cosa lì, cioè prima di dire che noi siamo un'altra cosa, mi sa che quelle cose che hanno detto loro in qualche modo sono interessanti e le riorganizzo e ti faccio vedere che sono compatibili con me, e nel momento in cui noi diciamo ci accorgiamo che lui ha rielaborato e ti dice sono compatibili con me, in qualche modo per la sensibilità degli italiani è un po' come dire finalmente si sono allineati, no? Invece di sentire sempre questa contraddizione so di sinistra ma so anche cattolico, in qualche modo, però piuttosto che dire
come posso dire, che lui è un papa di sinistra, finalmente un papa, cioè questo papa sta assorbendo una parte della, della cultura di sinistra, ma quella roba lì fa parte anche della storia laica, socialista, anche comunista, perché non riconoscerlo. Purtroppo mi preoccupa più che altro questo, il fatto che non se ne parli, del fatto che finalmente c'è la ragione pure il papa, piuttosto che dire il papa dice delle cose che... Però cioè, condivido, ripeto, non bisogna fare diciamo, l'errore per capire l'apertura che sta facendo. Questo perché, ripeto, è stato il primo a dire, prima di tutto a chiedere scusa agli ebrei, insomma, tutta una serie di situazioni in cui... Ma l'illuminismo ha cominciato, cioè prima c'era, lo definiva il nichilismo, no? Invece adesso ha cominciato a dire bisogna confrontarsi. Cioè, l'ha scritto anche su lui, cioè voglio dire, una cosa che non era mai successa. Cioè, sì, sì, io le capiamo queste, ci sono queste aperture dei... perché sennò facciamo l'errore. Senza dubbio, ci sono ancora degli nicchi che sono pericolosi. No, 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 questo, ma di questo, ma diciamo lui rischia, no, però anche lui rischia entro certe cose. Cioè, ma nel momento in cui, voglio dire, scusate, ma la cultura di sinistra come cultura politica insieme dei valori proprio di persone singole non esiste più, secondo me, essendoci solo il pensiero unico, che poi uno cerca magari di ammorbidirlo facendo il politico di sinistra. Ma questo trend invece del Vaticano, dei preti, poi voglio dire, fa parte anche di una parte importante della Chiesa di base, poi voglio dire, non è che se lo sono inventato, no, i clericali. Non è anche un modo per dire, nel momento in cui appunto una cultura di sinistra non esiste più, me ne proprio io, rifacendomi a Gesù, ai Vangeli, ed è l'unico modo per esistere della Chiesa. In questo momento penso di sì. Affermare un altro pensiero. Io penso che sia appunto un ottimo politico. È stata la è molto politica, infatti, la manovra del Bergoglio. Proprio è un'affermazione politica. Io esisto in quanto mi metto, esprimo un altro pensiero. Dopo c'è chi non dice, chi non ce l'ha. No, soltanto per, non so se magari è una forzatura, però a me sembra. Cioè, per fare un piccolo parallelismo con il riconoscimento degli ordini mendicanti, no? Infatti, fatto dalla Chiesa nei secoli precedenti, quando nel mezzo di una forte crisi la Chiesa, attraverso San Francesco e il riconoscimento dei francescani, in un certo senso si inserisce in quella società che la stava criticando in maniera... molto, molto pesante, proprio per gli eccessi derivanti al potere temporale. Quindi il francescanesimo, che parte come all'inizio non è assolutamente ben visto dalla Chiesa, poi dopo invece viene assorbito e utilizzato per riformare dall'interno la Chiesa e farla presentare con un volto nuovo. Sì, sicuramente viene gestito, ci sono stati tutti questi anni, questi meccanismi sono una forza. Sì, sì, la tradizione popolare della Chiesa, appunto il pensiero sociale che viene elaborato alla fine dell'Ottocento, gli ordini mendicanti che poi ci hanno avuto anche derive terribili, no? Perché tutta l'inquisizione in mano ai domenicani e ai francescani, le violenze anche di cui si narra poco, per esempio, no? Noi abbiamo questa immagine quasi che i preti sono cattivi e i frati sono stati simpatici, insomma. Anche durante il fascismo, per esempio, no? I frati sono tanto simpatici, insomma, dentro quei monasteri quanti rifugi, no? Per tutti, ma anche per, no? Quindi non so, tendenzialmente sicuramente la Chiesa in questo è un potere che esiste da 2000 anni e circa, e evidentemente si è saputo rinnovare, si è saputo utilizzare il momento opportuno quando stare da una parte, quando stare dall'altra, o come tenere tutto insieme queste cose qua. Di certo la cosa che noi possiamo fare, secondo me, è individuare quali sono le forze progressive agenti sul territorio, se
siamo ancora nello stadio della Chiesa, ci sono delle forze progressive che sono nella Chiesa, ma io posso sparare. Forze progressive presenti nella Chiesa e vediamo che tipo di rapporto costruire con loro. Di sicuro mi preoccupa per esempio il fatto che sulla alcune questioni dei diritti umani, come il riconoscimento del tutto il mondo degli omosessuali, questo Papa è assolutamente allineato con Ratzinger e con Wojtyla, cioè è pessimo, nonostante la cattiva informazione che ha dato un giornale come la Repubblica, che ha fatto emergere questo che sono io per giudicarti, ma tutta una serie di altre cose, cioè è seguito quella bambina che è venuta da me dicendomi quanto soffriva perché la compagna della mamma non l'amava abbastanza. Ricordiamoci che la Chiesa ha la grande tradizione di far fare i rapimenti dei bambini e degli ebrei perché non erano adeguatamente amati, perché dovevano essere battezzati e si arrogavano il diritto di salvarli dalla cultura degli altri. E oggi, per esempio, gli stessi movimenti di tipo clericale invece rivendicano un totale controllo sulla cultura dei figli, tanto che la scuola pubblica si deve allineare sui loro contenuti e non su una sensibilità più plurale e generale come quella che garantisce la scuola pubblica. E l'ultima riforma di questo governo sta mettendo fortemente a rischio la pluralità laica della scuola. Io con i miei ragazzi ne parlo spesso, la bellezza di questa scuola è che io vi dico che sono un ateo anticlericale, la professoressa di inglese vi racconta il suo percorso neocatecumenale. Che figata la scuola pubblica! Tu fai esperienza di alterità rispetto a quello che è la tua famiglia ti racconta un'altra ancora. Com'è una formazione in cui la tua famiglia coincide esattamente con quello che sta all'esterno e la tua formazione importante come quella di tutte le mattine a scuola? Secondo me è estremamente pericolosa, prima di tutto perché ti manderà in un mondo che è più complesso di quello che tu hai sperimentato fino a 18 anni, e questo è una tragedia, è un'arroganza da parte della famiglia di pensare che quello può essere sufficiente, pensare che tu puoi essere tutto nella formazione del tuo figlio. Secondo me pare proprio un'affermazione di proprietà privata verso un altro essere umano che personalmente mi ha un po' fatto dubitare, anche da un punto di vista interno alla Chiesa stessa. Io quando mi trovo a scontrarmi con queste situazioni, uno degli esempi che faccio è proprio interno alla Chiesa. Quando Francesco d'Assisi si denuda e al padre dice il resto è mica tuo, i vestiti che mi hai dato sono i tuoi, io sono un essere umano, lui ti dice sono figlio di Dio, io da laico ti dico io sono un essere umano, come tale sono portatore di diritto, tra i miei diritti è anche quello di fare esperienza del mondo plurale, non quello di essere andato a volte tua. E questo è secondo me un problema grande che oggi stiamo vivendo, e che questo Papa e in alcuni casi anche il Vescovo di Macerata è un problema, perché su questa roba questa gente si sta organizzando, lavora costantemente creando, come nel caso della sommossa di Fermo, paura tra le famiglie e estremezze e divisioni. E purtroppo la riforma, con per esempio la chiamata diretta dei presidi, crea le condizioni concrete per andare verso un uso privatistico della scuola pubblica, attraverso meccanismi molto semplici, perché nel momento in cui io posso come famiglia influente, magari perché non so, ho fondi legati a un'associazione ricca, ti dico caro preside, io ti compro 50 computer, però voglio che mio figlio abbia questo insegnante, questo insegnante, questo insegnante, questo insegnante, siccome il preside, potendo fare la chiamata diretta, può farlo, non ci avrà più la forza di dire no, io su questo non ci posso fare niente. E quindi ci avremo piano piano nel tempo delle scuole in cui si concentreranno gli insegnanti preselezionati in funzione di quella che è l'esigenza dei genitori, quindi significa che il genitore potrà dire, e non solo, sta diventando perversa la cosa, che renderemo pubblici i nostri curricula. Ora, io nel mio caso è già pubblico per altri motivi, ok? Però renderemo pubblici i nostri curricula. E allora significa che io, genitore, se sono un genitore più accorto di altri, e generalmente non sono quelli delle, tra virgolette, classi popolari, questo tipo di genitori, che hanno tempo di andare lì a vedere chi è, questo professore che sta insegnando, che tipo di curriculum c'ha. Ok, questo sì, questo no, questo sì, questo no, questo ha pubblicato questa roba, questo ha studiato queste cose, questo ha studiato così, questo ha studiato così, non via. Voglio quello, voglio quello, voglio quell'altro, il supermercato della scuola. Quindi nella grande propaganda di faremo la legge sulle coppie gay, contemporaneamente faccio la legge sulle coppie gay e cambio
il luogo dove tu costruisci la società civile. È come se facessimo l'uguaglianza di Stato e la disuguaglianza poi nella società civile. Però tu vivi come ragazzino di 16 anni, vivi nella società civile, non è che vivi nelle istituzioni. Quindi c'è un problema, secondo me, molto serio, che parte del Parlamento progressista, secondo me, ha fortemente sottovalutato di questa riforma, che invece è molto, molto sottile. Contro riforma della scuola. Ok, non so più, ok, allora se non c'è, volevo ricordare che noi abbiamo un progetto in Africa, in Kenya, per costruire una stalla fattoria dentro a una struttura che è un ospedale per bambini, e i bambini dei nostri progetti di orti scolastici si sono messi da parte dei soldini e abbiamo costruito un orto in quella struttura che serve da mangiare ai pazienti dell'ospedale. Chi vuole contribuire può acquistare una formaggetta, oppure c'è il bollettino con documento postale per fare un versamento a un'azienda. Quindi è un progetto più. La formaggetta è un progetto Cheese for Peace, è un'idea l'ha definita, da Fondegramme, che è frutto un mix di tre latti a latte crudo, pecora, capra e vaccino. E lui ogni anno mette a disposizione una parte ricavata di queste formaggette per un progetto. Quest'anno ha sposato il nostro progetto, altre volte hanno aperto in Africa altre situazioni, oppure in Albania hanno creato una trasformazione del latte pure là. Quindi questo è il progetto. Se aspettate un attimo, ci abbiamo la discussione birra e couscous. Bene. No, No, è la zucca rossa con le ceci. It's much as possible. di tanto lo fa.
non spessissimo perché ovviamente è proprio siamo anche il cameraman, ogni tanto bisogna, no? Riprendiamo quasi tutto, però sta sempre così, eh? No, ma io ve lo appoggio per terra. Comunque, tornando al discorso di prima, c'è anche degli italiani che stanno andando a lavorare sotto i cinesi, 400 euro. No, ma gli italiani che vanno a lavorare sotto i cinesi a 300-400 euro al mese. Comunque, ci abbiamo tanti problemi nel mondo, cioè da isti, la fame, cioè quelli delle alluvioni, e se te le lenghi. La voglia quando non è. Dove insegna? A Cingoli o Macerata? A Loreto. Facciamolo fuori, c'è fame? Sì, c'è. Allora? No, grazie, Comunque